Buongiorno ragazzi, molti di voi mi hanno scritto per chiedermi informazioni sull'analisi karmica e trattandosi in effetti di uno strumento che non esiste nel mondo della tarologia tradizionale, sto registrando questo video per spiegarvi di che cosa si tratta e come funziona. Ho creato l'analisi karmica nel periodo in cui studiavo filosofie orientali, teorie sulla reincarnazione e in particolare regressione ipnotica alle vite passate. Se qualcuno di voi ha letto per esempio i libri di Brian Weiss o Brian Weiss come qualcuno lo pronuncia, sicuramente starete capendo di cosa si tratta. Altrimenti una regressione ipnotica alle vite passate consiste in un'ipnosi vera e propria nella quale la persona, entrando in uno stato di coscienza alterato, riesce ad entrare in contatto con una o più vite precedenti, riesce a riviverle, a rivederle, in questo modo riesce a vedere che cosa è accaduto e a comprendere quali sono stati gli errori commessi in quella vita che si ripercuotono nella vita presente. L'analisi karmica è uno strumento che ancora non è realmente sul mercato, semplicemente perché non l'ho insegnato a nessuno, ovvero durante le mie lezioni private di tarologia oppure durante i miei corsi privati. Ho preferito per il momento non insegnarlo perché innanzitutto non è adatto ai principianti, necessita appunto di basi e di conoscenze in ogni caso che riguardano il mondo delle carte e il mondo dei tarocchi, ma soprattutto perché prima di poter offrire questo strumento a qualcun altro devo anche comprendere come trasmettere tutte quelle informazioni che stanno alla base dell'utilizzo dello strumento, che come vi dicevo appunto non sono solamente una capacità di leggere le carte, ma si tratta anche di trasmettere conoscenze relative alla psicologia karmica. Una sessione di analisi karmica si suddivide principalmente in due fasi. In una prima fase andremo a ricostruire una vita passata che io chiamo cardine, ovvero una vita nella quale siete stati messi di fronte a una scelta difficile e con il vostro libero arbitrio avete scelto come reagire a quella sfida, come comportarvi in quella situazione. A volte le anime scelgono la strada più comoda, purtroppo, la strada più egoistica, quindi piuttosto che mettere di fronte la loro etica e la loro morale, preferiscono basarsi su un tornaconto personale, anche a costo di far del male ad altre persone, anche a costo di ferire altre anime. Ecco che a questo punto si creano i cosiddetti nodi karmici. I nodi karmici sono quelle scelte sbagliate che abbiamo fatto in passato, scelte che poi ci ritroviamo a dover rifare nella nostra vita attuale, ovvero l'universo ci mette di fronte le stesse scelte, in una forma più moderna ovviamente, semplicemente per darci l'opportunità di cambiare le cose e di uscire da queste dinamiche distorte nelle quali siamo entrati. Cosa significa entrare in una dinamica distorta? Significa che nella nostra vita attuale, ad esempio, siamo soggetti a cose come ripetuti abbandoni, ripetuti tradimenti, ripetuti rifiuti, oppure ci troviamo in una condizione che stranamente non riusciamo a risolvere nonostante ci proviamo in tutti i modi da anni. Oppure all'improvviso ci ritroviamo a vivere qualcosa di particolarmente intenso emotivamente, qualcosa che non ci aspettiamo e non riusciamo a comprendere il perché questa cosa ci è accaduta e ci sembra magari di aver ricevuto una punizione per qualcosa di brutto che abbiamo fatto. Ecco, magari non è un qualcosa di brutto che abbiamo fatto in questa vita, ma si tratta semplicemente di una scelta sbagliata, anche se non mi piace usare il termine sbagliata, ma direi poco equilibrata in una vita precedente. Dunque, dopo aver ricostruito questa vita cardine e aver visto e osservato esattamente come si è svolta, cosa è accaduto e in che modo abbiamo interagito con altre persone, con altre anime, la seconda fase consiste invece nell'analisi vera e propria. L'analisi riguarda lo studio dei blocchi emotivi, dei blocchi psicologici che oggi ci impediscono di sciogliere il nodo karmico. Diciamo che un'analisi karmica svolta in questo modo ha un effetto molto simile a quello di una regressione ipnotica a una vita passata. L'unica differenza è appunto che non abbiamo bisogno di ipnotizzare nessuno, non ho bisogno di farvi sdraiare su un lettino, farvi rilassare e mandarvi in uno stato di trance di coscienza alterato, ma semplicemente posso ricostruire lo stesso identico percorso tramite delle carte particolari.
Vi ricordo inoltre che da adesso è possibile acquistare l'analisi karmica non solo singolarmente come unica sessione, ma anche all'interno dei pacchetti. Ovviamente acquistare il pacchetto comprensivo di lettura, analisi karmica o sessione di coaching implica uno sconto, anche a volte abbastanza sostanzioso. Per il resto, ragazzi, io passerei alle nostre letture del mese e vi auguro una buona lettura. Grazie, ciao! Eccoci qui per la lettura per single per il segno della Vergine per il mese di aprile. Questa è una lettura generica, quindi vi ricordo che se non dovesse rispecchiare esattamente la vostra situazione, potete guardare le letture del vostro ascendente o della vostra luna. Se volete invece una lettura privata o una sessione di coaching, inviatemi un'email a vocidagliangeli@gmail.com. Dunque, trattandosi di una lettura per single, stiamo andando a guardare l'energia della persona alla quale voi siete interessati al momento, oppure della persona che potrebbe essere interessata a voi, o se non avete in mente nessuno, si tratta di qualcuno che potreste magari incontrare in questo mese, che potreste conoscere in questo mese. Dunque, andiamo a vedere cosa ha in mente. L'energia generale è quella della stella, quindi si tratta di qualcuno che esce da un momento. Esce da un momento difficile, ha attraversato un periodo particolarmente pesante della propria vita e adesso si trova in una fase di guarigione, ovvero sta cominciando piano piano a ricostruire se stesso, sta cominciando a ricreare una propria immagine positiva e sta ricominciando a guardare il mondo in modo positivo. Altrimenti, per qualcun altro di voi, invece, si tratta di una persona che ha un desiderio, una persona che in effetti desidera qualcosa con voi. Che la desidera magari da tempo e che spera di trovare il modo per poter concretizzare questa situazione con voi, per poter far nascere qualcosa di più. Potrebbe anche essere qualcuno del vostro passato che non vi ha dimenticati e che desidera un ritorno insieme, ma non è detto comunque. Potrebbe semplicemente trattarsi di un qualcuno che vi conosce, con cui non c'è mai stato nulla, ma che prova questa forma di attrazione nei vostri confronti. Cosa teme questa persona? Il 9 di spade. Cosa spera? Il 7 di bastoni. Dunque, questa persona si rende conto di essere un po' paranoica, si rende conto di farsi a volte un po' troppi film mentali, un po' troppe pippe mentali e di preoccuparsi per motivi che realmente non esistono. Nonostante questo, la sua paura più grande è proprio quella di vedere se stesso o se stessa preso da troppi pensieri, complicarsi la vita per delle paranoie. Pensare troppo, magari, rimuginare troppo alle cose, non riuscire a vivere la situazione con leggerezza, con spontaneità, con serenità. Infatti, quello che fa è un sette di bastoni, ovvero mette delle barriere in un certo senso, alza delle barriere o se non si tratta di barriere, si tratta comunque di fare dei piani. Cerca di pianificare quello che potrebbe accadere, come potrebbe andare, quali comportamenti dovrebbe avere, cioè come se stesse studiando una strategia, come se si stesse preparando a ciò che potrebbe accadere e magari si prepara anche al peggio, sperando però nel meglio. È una persona che pensa tanto, è una persona che si perde troppo nei pensieri e nelle paure. Cosa nasconde? Abbiamo un 6 di denari, cosa fa? È un 2 di coppe. Dunque, 6 di denari, cosa nasconde? Beh, questa persona ha bisogno in qualche modo di voi. Ha bisogno in qualche modo di voi e non dice, non esprime in che modo ha bisogno di voi. Cerca magari di non fare capire quanto voi siete importanti. Ma per qualcuno di voi, non per tutti, ragazzi, mi raccomando, qui prendetemi proprio alla lettera, non per tutti, ma per qualcuno di voi si tratta di una persona che ha bisogno di voi anche dal punto di vista economico e che quindi spera in un riavvicinamento con voi o spera di riuscire ad avvicinarsi a voi anche per risolvere alcune situazioni complicate dal punto di vista finanziario o magari spera di poter ricevere da voi un qualche tipo di aiuto materiale. Ma ripeto, questo è solo per una piccola parte di voi. Per la maggior parte di voi si tratta semplicemente del fatto di avere bisogno di qualcuno accanto. Quindi si tratta magari di qualcuno che non riesce a stare bene da solo e ha bisogno di qualcuno accanto. In particolare, in questo modo, bisogno di voi, crede di avere bisogno di voi. Ma c'è anche una terza opzione,
che è ancora per un gruppo di voi ancora più piccolo, ancora più piccolo. Ovviamente, essendo una lettura generica, sapete voi qual è il vostro caso, ma questa persona ha fatto qualcosa per voi, ha un regalo per voi, ha comprato qualcosa per voi o ha fatto un gesto nei vostri confronti di cui voi non siete a conoscenza. Cosa fa questa persona? Un due di coppe, quindi comunque cerca di mostrarvi i suoi sentimenti, cerca di manifestare quello che prova nei vostri confronti, cerca di comportarsi in maniera non romantica. E, ecco, dal punto di vista emotivo potreste voi sentirla molto vicina. Cosa dicono gli angeli? L'asso d'aria, anche per voi. Cogli la verità di una situazione, nuove idee, ispirazioni brillanti, un nuovo inizio. Beh, questo potrebbe essere appunto l'inizio di un qualcosa, anche di un qualcosa di importante per qualcuno. E ad ogni modo credo che voi abbiate chiara la situazione, ovvero voi sapete chi avete davanti, conoscete questa persona, sapete quali sono le sue intenzioni, sapete anche quali sono i suoi limiti, i suoi piccoli difetti. E se non vi conoscete bene, comunque avrete la possibilità di osservare determinate cose, quindi di rendervi conto di chi avete di fronte. Dunque, ragazzi, se volete una lettura privata oppure una sessione di coaching, inviatemi un'email a vocidagliangeli@gmail.com, altrimenti ci vediamo alla prossima lettura.